Bene, siamo con il dottor Barone, leader del movimento Noi Ci Crediamo. Dottor Barone, la questione dei gambetti di via Tolstoi, aperti, chiusi, le porte di Velte, insomma, secondo lei com'è questa questione? Se a sentire il sindaco, questo è un parcheggio. Io non so una macchina come potrebbe entrare mai qua dentro. Ci sono degli scalini, dei dislivelli. C'è una struttura che secondo me è stata progettata, perché ripeto, è una struttura ludica per i giochi dei ragazzi. C'è un gambetto disegnato con un parquet, un'erba sintetica, c'erano le porte, anzi, perché sono state portate via, quindi a sentire il sindaco questo è un parcheggio. Addirittura l'ufficio tecnico dice che gli ha detto che questo è un gambetto fantasma. Ora noi non crediamo che questo sia un gambetto fantasma, crediamo che questa sia una struttura pubblica, qualcuno l'avrà realizzata, a quanto pare, come dice sempre il sindaco, è stato realizzato dalla provincia, anche se non c'è stata nessuna opera di collaudo né di inizio lavori, né di fine lavoro, né di consegna. Quindi queste affermazioni sono abbastanza gravi e nell'apposita interrogazione che faremo adesso in Consiglio Comunale ci aspettiamo che il sindaco ci illustri tutte le iniziative, non voglio dire legali, ma amministrative che vorrà intraprendere, perché questa, ripeto, è una struttura pubblica e nelle strutture pubbliche non si possono fare cose in modo abusivo o quantomeno definirle fantasma. Quindi spero che non sia così, come noi crediamo. Qua ci sarà un progetto, ci sarà un intervento degli uffici appositi per realizzare queste opere, eccetera. Quindi comunque vedremo cosa dirà il sindaco, che, ripeto, è un ufficiale di governo e oltre a dirle le cose deve anche agire in un certo modo. Bene, ieri sera c'è stato Consiglio Comunale e ormai succede quasi ogni seduta del Consiglio Comunale, qualche imprevisto, tra virgolette. C'è stata una sorta di gazzarra ieri sera. Come la vede lei questa questione? Purtroppo la vedo con molto dispiacere. Voi su Santa Croce Web l'avete definita un putiferio ed è quello che veramente sono d'accordo con questa definizione che avete dato voi. Spiego anche perché non si vuole fare la ripresa in streaming dei consigli comunali, proprio per questi motivi, ripeto. Comunque io vorrei, ecco, consigliare al sindaco di avere più rispetto per la opposizione, perché anche noi rappresentiamo dei cittadini, forse potremmo anche dire quanti ne rappresenta lei, ne rappresentiamo noi, forse oggi anche qualcosa di più. E quindi quando un consigliere comunale di minoranza o di opposizione, meglio, ti fa delle domande, non deve rispondere così in modo evasivo, in modo insoddisfacente, perché mai ho visto un consigliere di opposizione che mi dichiaro soddisfatto, mai. Per esempio ieri sera il consigliere Pernice, gli chiedeva come mai ha scelto di implementare l'ufficio tecnico e non implementare la polizia municipale, visto che in questo periodo, sappiamo tutti Santa Croce che situazione vive come ordine pubblico. Ebbene, il sindaco ha dato una risposta, secondo me, molto evasiva. È stata una scelta, per dire, oddio, ognuno fa le proprie scelte amministrative, però ecco, quando ti fanno queste interrogazioni cerca, ecco, di rispondere in modo più esaustivo. Anche sulla questione del marchio di qualità, ieri nella relazione annuale che ha fatto non è fatto quasi cenno, eppure tutte le nostre speranze per la ripresa dell'agricoltura la stiamo deponendo su questo marchio. Ora hanno impegnato anche 70.000 euro per fare pubblicità al marchio, che ben vengano, che però, ecco, almeno se ne parli, ci illustrano bene cosa vogliono fare.